Silvia, volevo chiedere se abbiamo sentito la valutazione del professor Villone. Allora, tu che sei impegnata rispetto all'Italia con la Corte Costituzionale, eccetera, che cosa pensi tu di tutte queste modifiche di cui adesso si parla, possibili, che poi magari non faranno niente, non cambieranno niente, però tutti in questo momento un po' grottesca come situazione. C'è una raccolta di firme per un referendum, c'è la Corte Costituzionale che comunque dovrà pronunciarsi a livello politico, anche tantissimi di quelli di questo Italia l'hanno votato, adesso a questo punto dicono di volerlo cambiare. Ecco, il tuo pensiero coincide con quello del professore rispetto ad esempio alla coalizione? La coalizione è un cambiamento oppure non risolve niente? Coincide perfettamente, è vero che non cambia nulla. Direi però in particolare una cosa, che assistiamo a dei paradossi istituzionali, tra virgolette, che sono incredibili. Cioè, qual è il livello di questi personaggi? Cioè, che statisti sono quelli che fanno una legge elettorale italiana come ce l'abbiamo adesso? E che potrebbero, l'ipotesi è, potrebbero cambiare dalla lista della coalizione per un solo motivo, perché probabilmente, diciamolo francamente, il PD non ci arriva al 40%, ma soprattutto c'è il pericolo che si ritrovi a galleggiare con il Movimento 5 Stelle. Sono degli statisti o sono soltanto dei mercanti? Perché a questo punto è la questione del diritto di voto nostro che conta. E allora, vederci cambiare, come potrebbe accadere, la legge sotto mano, semplicemente per delle convenienze di natura politica. Io, sinceramente, siccome la politica è una parola altissima, faccio perfino fatica a parlare di politica facendo riferimento a questo. No, sono d'accordo con il professor Pirone, non cambia niente che sia una lista o che sia una coalizione. C'è una cosa che però mi domando anch'io, e anche ne approfitto per domandarlo al professor Villone. Vedendo questo meccanismo che ci potrebbe essere se non interviene qualcosa, cioè se non interviene la Corte Costituzionale, o se non interveniamo noi attraverso un referendum abrogativo, se abbiamo raccolto tutte le firme. Vedendo questo meccanismo dell'Italicum che funziona per la Camera, un pensierino bisognerebbe farlo anche al Senato, perché nel Senato, come sapete, la modifica più eclatante è quella che riguarda la sua non elettività e la sua composizione fatta da consiglieri regionali e da sindaci. Lo so che posso essere noiosa, ma preferisco ricordare a tutti che questo testo di legge costituzionale prevede che non ci sia una disciplina di come verranno attribuiti i seggi e di come avverrà la cosiddetta elezione, che invece è una nomina dei consiglieri regionali. C'è quella formuletta per cui si dice che verranno scelti, anzi eletti, in conformità alle scelte degli elettori, ma non è dato capire quali sarebbero le scelte degli elettori. C'è una confusione che regna sovrana. La cosa però che mi sorprende, poi su questo il professore può darmi una mano, siccome è prevista l'elezione col sistema proporzionale dei consiglieri regionali, dei sindaci proprio non ne parlano. Però la domanda che uno si fa, non possono, dice il testo di legge costituzionale, ciascuna regione non può avere meno di due consiglieri. Addirittura ci sono delle regioni che avranno due consiglieri nel senso di due futuri senatori, cioè avranno un senatore, un consigliere regionale e un sindaco, però su 20 regioni 10 avranno due consiglieri regionali più un sindaco. E qual è il sistema proporzionale che potrebbe essere applicato se possono essere eletti soltanto in due, in una regione?
Aggiungo, c'è un altro fattore di natura politica che non può essere ignorato. Ad oggi su 20 regioni, 15 hanno la giunta del PD, 15 sono sotto il controllo del PD, ma non può essere un caso nemmeno questo. Allora, questo è per capire anche, per cercare di capirlo insieme, come si combinano, cioè l'Italia non è un pericolo, ma è evidente che i 340 seggi a disposizione, se dovesse essere applicata questa legge, diventerebbero ancora più forti con la presenza dei senatori, o comunque di un certo numero di senatori che, tra virgolette, senatori che agirebbero in conformità, non alle scelte degli elettori, ma alle scelte del partito che rappresentano. Perché sappiate, per esempio, che in molti confronti con quelli del sì, alcuni di loro arrivano a dire, lodando questa modifica, questo superamento della Costituzione, che finalmente verranno rappresentate le regioni con questa nuova composizione del Senato. In realtà quello che è rappresentato sono i partiti, cioè i rappresentanti futuri eventuali del Senato rappresentano i partiti di appartenenza. Quindi coloro che verranno eletti, anzi nominati, non fanno altro che rappresentare la loro base elettorale. Questo è il mio pensiero, poi magari potrei essere smentita, però su questo volevo proprio chiedere al professor Rinone se in qualche modo si può dirigere.